dopo alcuni anni si riapre questo lido che è a metà fra il Lido Fortuna, che anche oggi è pieno di gente che sta su questa spiaggia, e l'Arenile. Ci sono molti bagni messi bene per uomini e donne che ha difficoltà motoria, 8 docce, c'è la fontanella per l'acqua, speriamo che sia plastic free, che non diventi subito, diciamo, un luogo deposito. Ci sono tutti i contenitori, delle belle pedane, le strutture per chi ha difficoltà motoria, quindi 7500 metri quadri di spiaggia pubblica totalmente libera che si aprono ai cittadini, è una notizia certamente importante. C'erano rovi, c'erano pedane distrutte, quindi è stato un lavoro fatto dagli uffici comunali, la tutela del mare, molto impegnativo, ma insomma che ha avuto un grande effetto, perché come si vede è una bellissima location. Da domani mattina sarà già fruibile ai cittadini che vorranno venire, insomma, a passare la mattina qui. Ci sono le docce, ci sono i bagni, insomma dobbiamo fare uno sforzo sempre maggiore affinché intanto il mare sia tutto fruibile, le spiagge siano adeguatamente, insomma, rese accessibili, e che i napoletani possano effettivamente riappropriarsi del diritto di fare un bagno in un'acqua pulita e liberamente.